effettivamente oggi viviamo delle condizioni particolari. Una delle cose che purtroppo capita ogni giorno è quello di non preoccuparsi dell'altro, no? Questa è una cosa che purtroppo è dentro di noi, è un seme che dobbiamo in qualche maniera estirpare. Cioè, il fatto di chi ha un lavoro non si preoccupa di chi non ce l'ha, il fatto di chi ha un piatto di pasta non si preoccupa di chi non ce l'ha. Questo è un fatto che culturalmente deve ripartire solo e esclusivamente da noi. Solo noi può ripartire. Non aspettiamoci i politici, non aspettiamoci il governatore, non aspettiamoci gli stati, i capi di Stato. È una cosa che può, questa trasformazione, questa rivoluzione può avvenire solo tramite noi. Vi do giusto un piccolo accenno. Io vengo dalla famiglia di Bracciano, mio padre era bracciante agricolo, finiva il suo lavoro nei campi, non veniva a casa, andava alla camera del lavoro, ci si riuniva, si incontravano, magari bevevano un bicchiere di vino, socializzavano, parlavano dei loro problemi, ed è così che è nata anche la classe operaia, così che nasce la solidarietà tra le persone. Questa è una cosa che purtroppo la tecnologia, come diceva Mario, ci ha tolto. La tecnologia ormai, paradossalmente, siamo sempre lì che chattiamo con tutti, ma guarda caso siamo sempre soli, no? Vedete anche i gruppi di giovani che vanno magari nei locali, vanno in 10, tutti e 10 che chattano su sto cacchio di telefonino, sempre tutti soli. Qui dobbiamo riprendere, purtroppo so che è difficile, la tecnologia non ci aiuta da questo punto di vista, ma dobbiamo riprendere in mano il nostro futuro. Lo possiamo fare solo se ripartiamo da dove sono ripartiti i nostri padri, è l'unico messaggio che mi sento di dire. Una cosa... Ci tenevo a sottolineare, volevo ricordare una persona che è qui tra di noi. Questa persona si chiama Domenico Tozzi, una persona che tutti noi, bene o male, abbiamo conosciuto, e tra l'altro è un ex dipendente di questa azienda, abbiamo avuto la fortuna di averlo con noi qualche anno, e tutto questo devo dire che è merito suo, cioè il fatto di aver in maniera così caparbia, a volte anche scontrandosi con opinioni diverse, lui invece ha portato un messaggio di pace, innanzitutto, di distensione, di solidarietà sempre, in tutte le assemblee. Ci tenevo a ricordarlo, lo invito qui al tavolo e volevo ringraziare a nome di tutta la RSU, di tutta, diciamo, le persone che hanno avuto la fortuna di conoscere Domenico Tozzi.